tanto di calcio, come sempre, sport nazionale italiano. Arriviamo da un periodo dove i mondiali hanno interessato milioni e milioni, anzi miliardi di persone in tutto il mondo, anche se l'Italia non c'era. Calcio che rimane effettivamente la disciplina che attira tantissimi giovani. Sport che dovrebbe essere non solo veicolo per la crescita fisica dell'atleta, ma anche umana. Per appunto cercare di migliorare sotto questo punto di vista, bisognerebbe riuscire a fondere anche quello che non è unicamente l'agonismo, ma anche altre situazioni come ad esempio la cultura. In questo caso c'è chi su questo tipo di percorso lo ha intrapreso. Stiamo parlando di Luca Contiero, allenatore del quindi Citava, formazione poriediese, categoria Under 17, che ha portato questo tipo di filosofia, sta cercando di portare avanti questo tipo di lavoro con i suoi ragazzi, dando un segnale importante non solo al calcio locale canavesano, ma al calcio in generale. Con Luca, che è qua con noi in studio, facciamo due chiacchiere e cerchiamo di entrare un attimino di più in questa filosofia. Filosofia che, tra l'altro, lui ha anche tradotto in un libro che si chiama Modello Anima, scritto a quattro mani insieme a Mirko Melis, che è un dirigente del Quincitava che affianca Luca nel lavoro odierno con i ragazzi. Luca, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Allora, raccontaci un po' questa, definiamola filosofia, che tu hai portato all'interno di un calcio dove agonismo, dove i risultati, dove la classifica, diciamo che rimane la cosa principale in tante realtà, ma dove invece dovrebbe essere, diciamo così, messo non in secondo piano, ma parallela a quello che è la crescita umana e fisica dei ragazzi. Beh, intanto vi ringrazio per avermi chiesto di parlare di queste cose, perché è una delle cose che mi interessa di più, far passare l'idea, ecco, più che far passare Luca Contiero, mi interessa far passare l'idea. Detto ciò, devo precisare che con me da 10 anni lavora Izzo Federico, che è il mio secondo, e con lui abbiamo avviato questo percorso, al quale poi si è aggiunto Mirko da 4 anni, e che sostanzialmente va a costruire un pochettino quello che è il nostro piccolo staff, ecco, che lavora su quest'idea. Ma l'idea è molto semplice. Io l'ultima cosa che avrei pensato era quella di fare allenatore, perché non avevo una grossa stima del mondo in cui ho giocato a calcio per tanti anni, nel senso che colgo l'ignoranza che c'è, no? Colgo che comunque ci sono molti, molti tabù che vanno sfatati, quindi non sentivo il bisogno di rientrare come allenatore. Questo veramente è stato tutto un caso, è stato tutto un processo che è nato dal 2010 in avanti per una mia curiosità. Ho voluto capire un po' come funzionava il calcio, perché il calcio che giocavamo noi era un calcio diverso, no? Certo. C'era molto meno, c'era molto meno pensiero, era molto più semplice, si marcava l'uomo, quindi il calcio è andato veramente tanto tanto avanti, è stata un'evoluzione molto grande. E quindi nasce da una mia curiosità. E poi la curiosità prosegue col patentino, dal patentino vado a curiosare un amico che è Enrico Di Bernardo, che allenava banchette, faccio un anno e mezzo con lui, e di nuovo sono andato a curiosare da una persona che lavorava in modo già diverso allora, e poi boh, mi viene chiesto di seguire un gruppo di ragazzi, ma sinceramente non ero neanche molto dell'idea di farlo, ecco, nel senso, sono rimasto abbastanza nel limbo. E niente, poi alla fine ho accettato di seguirli per i primi 3 mesi, È andata la scintilla, e lì, stacca la risco, scintilla. e lì boh, ti ci ributti dentro, esce la passione sotto un altro aspetto, perché io devo dire che non bisogna mai mischiare quello che è stata la tua esperienza calcistica con quella che fai da allenatore, perché è completamente un'altra cosa. Certo. E diciamo che sì, puoi andare a pescare qualcosa, ma nel calcio di oggi ho dovuto studiare molto, nel senso, per essere performante e per dare qualcosa di più a questi ragazzi. Quindi partiamo dal punto di partenza, cioè il mondo, un ambiente un po' così così che viene sempre criticato. Io vedo anche quando parli con gli insegnanti a scuola, con certi genitori che fanno altri sport, sembra che il calcio sia questo mondo becero, no? E comunque per averlo giocato e vissuto per 25 anni, nonostante possa essere anche d'accordo sul fatto che ci siano delle problematiche all'interno del mondo calcio, mi giravano le scatole. E quindi ho detto, perché non provo in qualche modo nel mio piccolo, no, a migliorare queste cose, quindi migliorare l'ambiente in cui operiamo. E da lì parte l'idea,
di utilizzare la cultura, di utilizzare i libri, di utilizzare i film, di utilizzare i documentari, di far crescere i nostri ragazzi con un percorso parallelo che è anche di tipo umanistico, diciamo così. Ecco, appunto, con i ragazzi, qual è il tipo di impostazione di lavoro che fai, diciamo, al di fuori di quello che è lavorare sulla tecnica, lavorare sulla palla, lavorare sulla partita che andate ad affrontare? Il lavoro è molto semplice, forse quasi banale. Noi parliamo molto con i ragazzi, cerchiamo intanto di capire chi sono, da dove vengono, se hanno delle problematiche, e soprattutto cerchiamo di fargli capire che secondo noi, perché poi noi proponiamo una cosa, e premetto, è giusto dirlo, che la segue chi ha intenzione di seguirla, chi ci crede ovviamente, chi non ci crede, chi preferisce un altro tipo di lavoro è liberissimo di cambiare, di andare da un'altra parte, e questo è anche capitato, nel senso non tutti, certo. Non è che noi abbiamo la ricetta di quello che è, non abbiamo nessuna ricetta, è il nostro modo di intendere il calcio giovanile, ma anche il calcio adulto, perché poi alla fine mi sono trovato ad allenare in eccellenza e alla fine comunque hai in mano ragazzi di 20 anni, 22, di 30, sempre ragazzi sono, quindi sempre persone da formare. Quindi noi cerchiamo ovviamente in base all'età, perché se ho in mano un gruppo di 15 anni o in mano un gruppo di 25 anni cambiano i riferimenti che, certo, tu utilizzi, no? Però alla fine è renderli consapevoli che esiste una società, che è la società delle problematiche, li portiamo anche a visitare delle cose, per esempio abbiamo in programma di portarli a visitare quel centro in cui diciamo ti spengono le luci e tu devi vivere, sì, l'ambiente come se fossi un non vedente. Cerchiamo di metterli nei panni anche di chi ha delle problematiche. Per esempio, questa è una cosa che mi fa particolarmente piacere, c'è una problematica sull'immigrazione, è forte, il dibattito è abbastanza, in certi versi anche abbastanza becero. Noi abbiamo fatto vedere ai nostri ragazzi un documentario su Thomas Sankara. Thomas Sankara era il presidente del Burkina Faso che ha tentato negli anni '80 di fare qualcosa per gli stati africani, di renderli un pochettino indipendenti da quello che era il colonialismo occidentale. È durato poco, nel senso che poi l'hanno ucciso, pare che a ucciderlo sia stato addirittura il suo amico. E quindi voglio dire, gliel'abbiamo fatto vedere per rendergli consapevoli del fatto che è facile dire adesso, quando vediamo magari un gruppo di extracomunitari, sono tutti stupratori, sono tutti, cioè non è così. Purtroppo il nostro pensiero è stato, vogliamo farvi capire che loro sono vittime come lo siamo noi, nel senso poi di questo fenomeno, perché se potessero stare bene nel loro paese probabilmente starebbero bene nel loro paese, e il motivo per cui arrivano qua non è dovuto al fatto che sono dei fannulloni che non hanno voglia e vogliono venire, ma c'è un discorso geopolitico alle spalle che comunque è più grosso di noi e sul quale noi possiamo purtroppo incidere poco, e quindi non vale la pena prendersela o essere razzisti verso queste persone quando non lo meritano, ovviamente, ok? E quindi su questo fatto ho avuto poi il riscontro di un genitore, una mamma che è venuta e mi ha fatto i complimenti, mi ha detto: sono contenta che hai fatto conoscere questo personaggio a mio figlio, noi non lo conoscevamo, l'abbiamo conosciuto anche noi, e il ragazzo ha fatto addirittura un lavoro a scuola su questo personaggio, fa il liceo, quindi vedo, siamo entrati con la nostra idea anche un pochettino dentro la scuola, avendo il riconoscimento anche a volte di alcuni professori che dicono: vabbè, però fate delle cose anche che servono, oltre che giocare a pallone. Beh, se mi permetti Luca, effettivamente lavori con materiale umano, definiamolo tale, che sono spugne che hanno la capacità, la possibilità di assorbire tanto, e allo stesso tempo, come è l'esempio che hai fatto tu, dare anche questo che imparano loro, poi insegnarlo a loro volta a chi più grande, come possono essere i genitori, come può essere gente anche della nostra età, della nostra generazione, che non conosce certe cose. Quindi questa è la dimostrazione che si possono unire sport, cultura e, diciamo così, il quotidiano al di là di quello che è il puro semplice agonismo, anche se effettivamente quando si va in campo, diciamo che la voglia e l'obiettivo di vincere credo che sia stimolante allo stesso tempo, importante. Assolutamente sì, e a volte vengo tratto in inganno, perché parlando molto di quello che facciamo extra,
ci dimentichiamo di dire che noi comunque seguiamo una metodologia assolutamente moderna, i nostri ragazzi lavorano con la palla, io e Federico ci siamo formati andando in giro per l'Europa, andando in giro per l'Italia a vedere i settori giovanili come lavorano. Io personalmente sono stato al Barcellona, all'Ajax, a vedere come lavorano con dei viaggi studio e ho montagne di libri che comunque continuo sempre a guardare perché sono interessato a offrire qualcosa di diverso sotto tutti gli aspetti, anche sotto l'aspetto calcistico. Quindi ecco che noi cerchiamo di creare giocatori pensanti sotto tutti gli aspetti. Ieri sera stavamo facendo un allenamento, mi viene facile fare un paragone, stavamo facendo un lavoro, un'esercitazione in cui noi le esercitazioni sono sempre situazioni guidate dove i ragazzi devono risolvere delle problematiche di gioco, non facciamo un lavoro, diciamo, né a secco né analitico, c'è sempre una situazione di gioco da risolvere, perché solo dentro la situazione di gioco tu riesci ad accendere il cervello e poi a ragionare. E stavano facendo un lavoro che doveva avere dei risvolti, ma stavano piatti e non riuscivano a sviluppare. Ma non ho fatto niente di particolare con loro, non ho detto fate questo, fate quello. Io gli ho semplicemente ricordato che loro erano lì per risolvere delle problematiche di gioco e quindi dovevano capire in base a posizione di compagni, in base a situazione palla, in base a spazio di disposizione, che cosa dovevano fare. È bastato suggerire e ricordare loro che devono usare la testa e a quel punto tac, sono partiti e hanno fatto delle cose che fino a quel momento da 10 minuti non stavano facendo. Quindi noi lavoriamo molto sull'aspetto della sicurezza nel gestire il pallone. Il ragazzo deve essere sicuro dell'avere la palla, perché noi parlavamo prima del calcio italiano, vedi molte squadre anche di livello, noi le incontriamo, che sono con giocatori molto bravi, perché poi alla fine quando vengono pressate in modo organico vanno in difficoltà. Ti trovi ragazzi anche bravi che sparano la palla fuori perché non sanno risolvere la situazione di gioco. Ora noi diciamo, noi dobbiamo creare dei ragazzi che siano in grado di risolvere la situazione di gioco. Poi se l'allenatore che troveranno più avanti, dopo di noi, gli chiederà di sparare via un pallone, loro saranno sicuramente in grado di sparare via un pallone. Ma se troveranno un allenatore che gli chiederà di giocare a pallone, saranno anche in grado di giocare a pallone. Io dico che se ti insegno solo a buttare la palla, se poi devi giocarla, non lo sarai in grado di farlo. Quindi preferisco, da un punto di vista formativo, creare un giocatore completo. Okay? Venendo invece a quello che è il territorio, il calcio canavesano, l'hai vissuto in campo da calciatore in un periodo in cui il calcio canavesano, tra l'altro, aveva anche una certa importanza, un certo livello, perché ricordiamo, sono anni in cui c'erano società professionistiche, c'erano società praticamente in tutte le categorie di livello e c'era anche un bel numero di squadre e società anche nel territorio canavesano che permettevano al canavese di crescere e di formare anche giocatori. Oggi, Luca, come si è evoluto o come si è involuto il calcio in canavese? Ma non è un problema del calcio in canavese, è un problema del calcio in generale. Diciamo, sono diminuiti i numeri, i ragazzi hanno tantissime altre, diciamo, tantissimi altri interessi e quindi ovviamente non è per fare una banalità, però il livello medio si è abbassato sicuramente. In canavese, in quegli anni di cui parli tu, in cui si giocava, vabbè, c'erano squadre di un certo livello, ma soprattutto c'erano giocatori di un certo livello. C'erano giocatori che magari scendevano anche dalle serie maggiori ad impreziosire i campionati di promozione piuttosto che di interregionale, perché allora c'era l'interregionale. Quindi era un calcio fondamentalmente diverso. E io mi sono trovato anche qua a discutere con gli addetti ai lavori, perché sento troppe volte dire ah, ma una volta i ragazzi, io non mangiavo la domenica per fare due partite e andare con la prima squadra, oggi mi dicono che c'hanno altro da fare. È vero, però non è che la risolviamo dicendo era meglio quando si stava peggio o si è sempre fatto così, continuiamo a fare così. La risolvi tu cercando di interessare i tuoi ragazzi. Io noi con il nostro piccolo progetto, nel nostro piccolo, abbiamo riscontrato che creando interesse su quello che facciamo abbiamo, diciamo, una percentuale di mancanza degli allenamenti di molto, molto bassa. E quindi vuol dire che, allora torno al discorso, se siamo noi addetti ai lavori che dobbiamo trovare gli strumenti
per interessare i ragazzi di oggi, perché i ragazzi di oggi, se non siamo noi ad interessarli, vanno a fare altro. E quindi è inutile continuare a dire no, ma una volta anch'io non mangiavo, andavo, vivevo pane e calcio, ma adesso non è così. Certo. E io dico sempre, sono un allenatore che non voleva fare allenatore, quindi non ho, ho la passione per questo gioco, ho la passione per questo sport, ho la passione per la formazione in generale, ma domani mattina non mi trovassi ad allenare, non è che mi strappo i capelli, ho altri 1500 interessi, perché non devo essere un... la passione non va confusa con l'ossessione, perché se noi siamo ossessivi, i ragazzi non li costruiamo, non li formiamo, ma li roviniamo, ok? Esatto. E quindi questa è, secondo me, la cosa importante. Tornando al calcio, oggi bisogna tentare di farli giocare il più possibile, bisogna cercare di farli divertire il più possibile, bisogna farli, devi trasmettere il tuo amore per il calcio che va oltre la vittoria o la sconfitta. Certo. Io e i miei ragazzi dico, noi abbiamo un percorso, no? Che poi alla fine, se tu lavori di qualità e quando tiri la riga finale fai l'uguale, è sempre un risultato vincente, anche in termini sportivi. Noi 10 anni che alleniamo abbiamo allenato squadre di tutti i livelli. Io non ho mai chiesto alla società in cui sono andato, voglio la squadra forte. Ci è capitato adesso quest'ultima annata che è particolarmente, sono particolarmente bravi, ma non fortissimi, sempre ci misuriamo con successo con squadre anche, diciamo, più attrezzate di noi, ma grazie alla loro crescita, grazie al percorso che hanno fatto. E devo dire che li abbiamo fatti giocare tutti. Oggi mi trovo dei ragazzi che magari non avevano grandissime qualità da dire, ah, faranno cosa, però magari ti giocano in seconda categoria in prima squadra, ti giocano in terza categoria, ti giocano in prima categoria, non hanno smesso di giocare. Questo secondo me è il successo più grande. Assolutamente, soprattutto perché negli ultimi anni purtroppo abbiamo visto che arrivati proprio in un'età particolare come quella che possono essere 16, 18, 19, dove dovrebbe avvenire un certo tipo di salto, ma il discorso di prima, poche squadre, società sempre meno, possibilità anche di giocare in categorie superiori, sempre minori, e ecco che arriva il momento in cui i giocatori si disamorano, tra virgolette, oppure, come dicevi giustamente te, hanno altri interessi e vanno coltivati. Quindi bisogna essere capaci di, come hai precisato, fargli capire, trasmettere l'amore per il calcio, l'amore per lo sport, l'amore per quello che stanno facendo. Sì, i ragazzi si fermano di fronte alle difficoltà. Purtroppo i ragazzi di oggi non sono abituati alla fatica, non sono abituati ai sacrifici, perché hanno sempre il cuscino che gli viene messo dai genitori piuttosto che dall'allenatore che tende a coccolare magari il più bravo. Noi non coccoliamo nessuno. Noi, per esempio, quando arriva un giocatore nuovo, mentre so che in giro si fanno promesse, no? Noi non facciamo nessuna promessa. L'unica promessa che gli facciamo è che gli diciamo, tu con noi andrai in difficoltà. E se sarai bravo uscirai da questa difficoltà, se non sarai bravo non uscirai dalla difficoltà, aspetta a te capire quale sarà il tuo percorso. Certo. Perché noi siamo sicuri che con quello che ti proponiamo non sei abituato, ti chiediamo cose che non hai mai fatto e quindi andrai, per bravo che sei, andrai in difficoltà, è l'unica promessa che gli facciamo. E devo dire che fino ad oggi quasi tutti hanno superato le famose colonne d'Ercole e sono andati dal conosciuto allo sconosciuto. Certo. E uso questa cosa perché l'ho usata, abbiamo fatto una partita adesso prima della sosta contro i campioni regionali in carica, no? E mi hanno chiesto, quando mi hanno chiamato i giornalisti, hanno detto, ah, ma allora qual è grande partita? Io ho detto, non è stata una grande partita perché noi abbiamo una buona squadra, quindi parlerei di impresa nel momento in cui con una squadra non all'altezza riesco a fare qualcosa che non è nelle mie corde. Era nelle loro corde, però la partita l'abbiamo preparata leggendo la terzina di Dante, del Canto dell'Inferno, il 26esimo, che dice, considerate la vostra semenza, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Allora, questa terzina noi la usiamo come base del nostro lavoro, perché ha due risvolti. Il primo è, vabbè, non siamo fatti per vivere come bruti, è abbastanza chiaro, certo, il senso, quindi non siamo animali, non siamo bestie, quindi andiamo a cercare di elevarci attraverso la conoscenza e attraverso le virtù. Il secondo, che pochi sanno, è che questa terzina l'ha scritta Dante e la fa dire ad Ulisse nell'inferno. La fa dire ad Ulisse ai suoi prodi per infondere loro il coraggio per andare a superare le famose colonne d'Ercole, quindi
pensare di andare verso l'ignoto, quindi è lo possiamo considerare il primo discorso motivazionale della storia, perché sono le parole con cui che Dante dà ad Ulisse per incoraggiare i suoi ad andare oltre l'ignoto. E io ho fatto questo discorso loro, no? Quindi ho detto, ragazzi, andiamo, cioè non abbiate paura. Noi l'altro tema che ci è molto caro è quello dei folli. Noi leggiamo molto Alda Merini, per esempio, e un ragazzo che quest'estate in vacanza mi scrive: sono un museo dei folli, dei cari che hanno cambiato, mi manda la foto di Alda Merini. Cioè, capisci che Alda Merini, cioè, non stiamo parlando di Eminem piuttosto che certo. Alda Merini, una poetessa anche abbastanza. E allora noi parliamo molto anche del mondo dei matti e di come i matti comunque abbiano dei risvolti, di come la follia sia un modo per superare le cose, di vedere il mondo con altri occhi, certo. Ok? E quindi vedi che alla fine è tutto che si commissiona. Loro sono andati fuori, hanno fatto una grande partita, l'hanno vinta e io dico, io ho commentato qualcosa, mi hanno regalato una grande follia, no? E quindi abbiamo messo insieme Alda Merini e Dante e il risultato sportivo, che è un risultato di altissimo livello perché abbiamo comunque vinto contro i campioni regionali in carica, per esempio, no? Quindi ti ho fatto un esempio in cui ho incastrato tutto il puzzle. Significa che appunto calcio, cultura, il quotidiano, quello che viviamo, possono essere miscelati in maniera perfetta per far crescere i ragazzi. Ti chiedo un'ultima cosa, che cosa però ti ha spinto a portare quello che, diciamo così, è la tua filosofia, la filosofia che condividi con i tuoi colleghi, su carta, nel senso di scrivere un libro dove affronti argomenti particolari, nel senso, perché non è il classico libro, uno si aspetta, il classico libro dove si parla di calcio, no. Perché lì si parla di tutto e di più. Sì, si parla forse di tutto meno che di calcio. Esatto. Intanto hai detto una cosa importante, il fatto di vivere il quotidiano. Noi commentiamo anche il quotidiano, prima della partita, se succede qualcosa, adesso la guerra. Cioè, cerchiamo di rendere veramente i ragazzi che siano consapevoli e che riescano poi nel tempo a fornirsi una loro opinione, e devo dire che abbiamo anche riscontri in questo senso, perché alcune volte i ragazzi portano delle cose importanti, sentendosi stimolati, arrivano, ho visto questa cosa, e quindi ne parliamo, quindi questo è importante. Ma allora, io quando ho finito il corso sono rimasto in rapporto di stima, oggi di amicizia, con lo psicologo dello sport che seguiva i corsi federali, che era Mario Silvetti. Mm-hmm. Da quando sono uscito dal corso ho pensato, se alleno, la cosa che mi interessa di più è di non farlo da solo. Quindi di comunque, anche in ristrettezze economiche, se non ci sono le possibilità, trovare le persone giuste che abbiano voglia di lavorare con me a questo progetto. Perché io vengo da un lavoro che comunque si fa in equipe, si fa in gruppo, cioè non ho problemi a confrontarmi, non credo nei leader autoritari, cioè per me, io sono per una leadership diffusa e condivisa, quindi non sono geloso delle mie cose, non lo sono stato nel lavoro, a me anche meno ne sono qua, anzi mi piace dare spazio al mio secondo Federico, mi piace dare spazio a Mirko con i gruppi di ragazzi, quindi questo è un pochettino il senso. Però con Mario, quindi discorso di staff, Mario l'ho sempre coinvolto negli anni, nelle varie esperienze che ho fatto. E nel 2017 abbiamo lavorato parecchio con lui, anche fuori dal calcio, abbiamo fatto anche delle sedute con il Volley Cuneo, delle sedute propedeutiche di coaching. E quindi a un certo punto sono stato invitato da Franco Gnudi, che è il direttore della scuola di Gestalt di Torino, e da Mario, a portare questa esperienza, diciamo il nostro lavoro, al master di Gestalt Sport Coaching. E lì mi sono trovato, tra l'altro ero terrorizzato, ho detto vado in un master, cioè che cavolo porto, io non sono nessuno per andare lì, e mi sono trovato di fronte dall'istruttore di golf all'insegnante di danza, piuttosto che il giocatore di pallavolo, tutti di un certo livello, no? E quindi diciamo che il pubblico, gli interessati erano abbastanza vari e da vari sport. E ho raccontato quello che faccio, ovviamente mi sono fatto una traccia, ho raccontato un pochettino quello che è il nostro percorso, dei ragazzi, allora non si chiamava ancora Modello Anima, dove non esisteva, sotto quell'aspetto lì, e ho riscontrato
in questi, diciamo, nei partecipanti a questo master, un interesse pazzesco. Cioè, mi vengono ancora i brividi, cioè non pensavo che le mie cosette potessero avere un risvolto così grande, con questa passione. Hanno colto proprio le cose importanti. E allora io ho detto, ma forse sarebbe il caso, parlandone poi con Mario, con Mirko, ho detto, ma perché non, durante il lockdown eravamo fermi, ma perché non proviamo a mettere intanto una prima volta nero su bianco quello che è il lavoro? E così è nato il modello Anima. Poi nel frattempo avevo conosciuto Galli e quindi gli ho chiesto se mi faceva una prefazione. Certo. L'altra prefazione è fatta da Matteo Cocco, che è un altro ragazzo che ho conosciuto a Roma in un'iniziativa sempre di calcio, dove ho conosciuto anche Fernando Signorini, che è il preparatore di Maradona. Uh-huh. Ho messo insieme un po' di cose e quindi adesso siamo a questa prima edizione del modello Anima, ma stiamo lavorando a una riedizione, perché è una cosa in corso. È un'evoluzione. Lo dico nel primo capitolo, noi è un progetto che si rivoluziona completamente, certo, perché nascono sempre idee nuove, cose nuove, e quindi sarà magari anche meno didascalia, più con più esempi anche di cose che sono successe, e quindi stiamo pensando poi di rimetterlo un po' a posto. Però diciamo che il nostro intento non era quello di fare un libro da vendere o da... era un libro per tenere lì nel cassetto un domani e dice, questo è il lavoro faccio, oppure quando ci presentiamo da qualcuno che ci chiama, dire, vabbè, noi comunque lavoriamo in questo modo, quindi non aveva nessuna pretesa, ecco, diciamo così. Certo. Una cosa molto semplice, molto, molto, molto banale. Però intanto ha sviluppato anche alla fine una discussione generale che appunto sta portando alla ribalta quello che non è, dicevamo prima, il semplice discorso di sport e calcio, ma un qualcosa di 360 gradi più evoluto. Sì. Quindi significa che, Luca, alla fine l'obiettivo che forse neanche volontariamente ti eri posto all'inizio, ma che alla fine è quello che ti sta portando avanti a lavorare con i ragazzi di cui citavo, ma in generale anche con le persone che stai incontrando, sicuramente una strada importante, un messaggio importante, che io per chiudere ti ringrazio che hai voluto condividere con noi. È stata l'occasione appunto per affrontare argomenti di cui si parla spesso anche, diciamo così, a microfoni spenti, al bar o fuori da un campo da calcio, ma che giustamente, come Luca Quantiero ha tenuto a ribadirci anche oggi con le sue parole, sono argomenti che devono travalicare quello che può essere un cancello, uno spogliatoio, eccetera, una rete di un campo, devono entrare nel campo e permettere ai ragazzi di oggi di essere gli uomini di domani, anche attraverso quello che può essere una scuola di vita, che non deve essere unicamente legata a un risultato calcistico, un risultato sportivo, ma anche a quello che è la vita di tutti i giorni. Luca, grazie ancora di averci condiviso il tuo pensiero, la tua filosofia e anche il tuo libro. Non ci resta che ringraziarti e invitarti poi prossimamente anche per capire quale sarà l'evoluzione di Modello Anima, ma anche di quello che possono essere i risultati sul campo del Quinci Tava e Luca Quantiero. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie tante, perché è veramente importante riuscire a parlare di queste cose e non solo di calcio.